Buonasera a tutti, ciao a tutti, siamo qui per la prova di campionato regionale enduro a Cerrina. La gara ricalcherà in gran parte quella delle scorse edizioni, è una gara su un percorso tipicamente collinare del Monferrato e la particolarità è che ci sarà un controllo orario solo di 1 ora e 50 minuti. Il track inspector ha impiegato 1 ora e 17 minuti per farlo, quindi questo vi dà l'idea che potete andare giù tranquilli. Molto importante rispettare le norme del codice della strada perché, come vi dirà poi il presidente del motoclub Saletta, ci sono alcuni tratti su asfalto. Sui tratti su asfalto alcuni interessano anche delle zone abbastanza trafficate, quindi andate pure tranquilli, andate piano, mettete le segnalazioni quando ai bivi, seguiteli e andate abbastanza, come vi ho detto, andate a norma, sempre norma di codice, perché dovrete seguire attentamente le frecce indicatrici perché sono quelle che vi porteranno sul percorso corretto. Le prove speciali le avrete viste, c'è un bel fettucciato molto panoramico e all'inizio del fettucciato abbiamo predisposto una zona di rifornimento. Siccome il percorso è 55 km, abbiamo pensato che qualche moto potrebbe non fare tutto il percorso, perlomeno da regolamento oltre 50 km ci vuole. Quindi zona di rifornimento prima della prova speciale fettucciata, lì potete mandare qualcuno con una tannica di benzina. La linea, abbiamo aggiunto un paio di chicane per rallentarle, comunque è una linea molto scorrevole, pulita molto bene. Buona serata a tutti, ci vediamo domani mattina. Adesso passo la parola a Massimo Saletta, che è il presidente del motoclub. Vi dice ancora qualche notizia. Ciao a tutti, grazie di essere iscritto alla nostra manifestazione. Non vi nascondo che quest'anno abbiamo avuto qualche problema per il nulla osta col comune di Ozzano, per cui vi dico già che nel comune di Ozzano dovete prestare molta attenzione, perché passiamo in Ozzano Basso sulla strada statale, e per cui state a codice della strada, perché i carabinieri di Ozzano in zona sono famosi, e soprattutto attenzione quando girate a sinistra in strada a Vallano per raggiungere il cross test. Quindi che dire, come ha già detto il nostro direttore di gara, il fettucciato è veramente bello largo e veloce, e a detta di tutti quelli che ho sentito oggi ero là che lavoravo e sentivo gente che finiva il giro, hanno tutti fatto i complimenti. Sono veramente contento perché quest'anno è il mio ultimo anno da presidente, per cui ultimo fettucciato che traccio. La linea è la solita linea del Cerrinese, misto tecnico, veloce e lento, quindi è divertente anche quella. Buon divertimento a tutti, vi saluto, ciao.